Ciao ragazzuoli e benvenuti sul mio canale, sono OnlyGod e come potete vedere finalmente, Tsubasa, io ci sono cresciuto, quindi finalmente sono riuscito ad acquistarlo e finalmente lo porto sul mio canale, così almeno cambiamo un po' tra Assassin e Dragon Ball. Che dire, io sono curioso, sono veramente curioso perché l'ho appena finito di scaricare e ancora non ci ho giocato, quindi ci giocheremo insieme, lo andiamo a guardare come funziona. E che dire, prima di iniziare comunque vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, di guardare tutti i video e di mettere un bel like. E oltretutto, visto che sono a 185 iscritti, mi piacerebbe arrivare a 190, quindi mancano altri 5 iscritti. E vorrei, forse chiedo un po' troppo, ma arrivare a tra i 10 e i 20 like per questo video qua, in modo da essere più motivato a portare altri video. Detto questo, iniziamo l'avventura. その少年はサッカーボールと共に育った。Cresciuto con i palloni11 sempre歳とin piedi. なった少年A は、11anni 引っ越してきた trasloco 南nella 葛市で cittadina di 運命の出会いを果Nakata たす。e vede due ブラジルサッ incontri. カー界のスター、ノベルト本郷。そしてもう一人、天才サッカー少年、ゴールキーパー、若林健三。この二人との出会いから、少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間、そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今世界へと羽ばたく。少年の名は大空翼、キャプテン翼。Eccolo, si inizia. Eccolo. もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？Yes. Sì, forza. Ah, io sono いいonline, ねだ。va bene. さあ、行こう。ついに。ついにこの時がやってきました。第1回ジュニアユースワールドチャレンジアメリカ大会決勝戦、日本対ドイツ。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。両チーム選手が今入場です。全日本が世界に誇るエースストライカー日向小次郎君、スーパーグレートゴールキーパー若林源三君。小学生の頃からライバルとして激闘を繰り広げてきた全日本選抜の仲間たち、そしてこの大会のために急遽組まれた選手育成プログラムから選出されたニューヒーロー、彼らを率いるのは我らがキャプテン大空翼君。ジョークラピオパティータ。ユース大会の中止、そして新たに開催されることとなったこの大会、予定は随分変更されたが、おかげでより大きな舞台で彼らは活躍できることになった。いよいよだ。翼、対するは若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツ・ジュニア・ユース軍団。さあ、行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。
Allora, dai via all'incontro premendo, premendo A per cacciare la palla al centro del campo. Perfetto, sì. Oh, si gioca! Vinci segnando più gol dell'avversario. Dribbla con L ed esegui passaggi corti con A per superare la sua difesa, ok? Oh. Ah, ecco qua. Lo spirito serve per eseguire azioni speciali. Ogni azione consuma l'indicatore spirito che si riempirà lentamente mentre ti muovi normalmente e non usi tecniche speciali. Tieni premuto RB durante un dribbling per eseguire un veloce dribbling in scatto. RB. Ok, questo forte. Premi RT durante il trip per usare una tecnica di dribbling speciale di un giocatore. Usa il dribbling in scatto e le tecniche di dribbling per superare gli avversari. Ma con RT. Panto kick. Doko made hakoberu ka? Koko de pass cut. Ok. Tekijin e semekomimasu. Sore kawashite. Attivo contrasto in scatto premendo RB. Quando tocchi un avversario, se il contrasto riesce, puoi rubargli la palla. Ok, proviamo. Mima l'ha ucciso. Vai, vai, suba. Vai, 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 Yoli. Mima, cosa ammazza? La barra di tiro indica la potenza dei passaggi filtranti e lunghi, oltre che dei tiri. Per ognuna di queste azioni puoi allungare i tiri premuto il comando più calcio sarà potente e maggiore la velocità del pallone. Premi X mentre hai controllo della palla per tirare in porta. Tieni premuto il tasto per riempire la barra di tiro, più a lungo lo terrai premuto, potente sarà il tiro. Le tecniche di tiro si attivano riempiendo al massimo la barra del tiro mentre l'indicatore spirito è abbastanza pieno. Le tecniche di tiro variano a seconda del giocatore, ma tutto riducono di molto lo spirito del portiere avversario. Nella metà inferiore dello schermo trovi la minimap, che è quella lì che vediamo. Qui i componenti indicano in blu. Ah, i compagni. Qui i compagni sono indicati in blu. Gli avversari in rosso e la palla in giallo. Perfetto. Premi A per passare la palla a Tsubasa. Il giocatore evidenziato e tieni premuto X per attivare la tecnica del tiro. Allora, sì, ho capito, ma mi devo liberare da... ma questo fa... Dai, dai, su. Aia, Olli, traversa! Ma dai! Panto kick! Doko made hakoberu ka? Koko de pass cut! Dribble de ball o hakobu! No, ma è spettacolare! Ce l'hanno fatta, il Giappone ce l'ha fatta, ha segnato i gol della Germania. Madonna, ragazzi, ma... è solo un gol, ma la sua importanza è immensa. Sono
Per questi ragazzi, anzi, per tutto il Giappone, è l'inizio di una nuova leggenda. Il futuro comincia ora. Mi piace quella frase. Tsubasa, Hyuga, Matsuyama, Soga, Jito, i gemelli Tachibana. Mi sembrava che cazzo il nome in italiano, no? Sono trascorsi solo pochi mesi, ma sembra anni, eppure lo ricordo come se fosse ieri. Del resto, chi potrebbe dimenticare quella sfida? Le nazionali delle scuole medie, il torneo che ha fatto diventare questi ragazzi i fantastici giocatori che sono adesso. Allora, ragazzi, il video di Tsubasa finisce qui, ma non finirà con questo unico video. Porterò altri video, quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto commentate sotto al video, anche se è un inizio, quindi se volete vedere altri episodi, mi raccomando, quando vi iscrivete al canale attivate la campanellina. Ok? Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video di Tsubasa. Ciao ciao!